Riva numero 79. Riva no, è da copia... solo, è da solo. Sì, 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 è da lui solo e è del team Kram. Del team Kram. Vediamo, alcuni piloti infatti corrono in equipaggio, altri invece decidono di affrontare da soli tutte e due le gare. Anche quattro addirittura, però guardate che numeri sembra che una parata questa non sembra una gara, sembra una parata davvero, Bruno. Ufficiale di qualche sì. manifestazione. Guardate i tre assolutamente allineati, attenzione perché c'è un altro cofano che... Benedetti al cofano un po' aperto, attenzione adesso, è proprio Benedetti, va dritto. Ma anche Giudice passa sui dissuasori, staccatona al limite intanto per Cantuseno, numero 9. Pizzicato. Forse la gomma? Può darsi. Non... Si sta portando avanti lentamente Gonzales con la sua partenza in prima fila. Abbiamo visto... molto cattivo e grintoso, e voleva appunto approfittare di questo start datogli dalla griglia invertita. Intanto le inquadrature anche per il numero 31 Benedetti, quindi col cofano vedete che sta minacciando di alzarsi. La gara del resto è ancora lunga, 13 minuti e 30 più un giro prima della bandiera a scacchi. E poi Bruno, c'è da dire che Monza è il circuito dove si raggiungono le velocità maggiori e dove quindi sì. l'aerodinamica è messa a dura adesso prova. Vediamo, perché comunque Francesco Malvestiti ha un 2 secondi abbondanti di vantaggio, quindi vediamo se riesce a coprire, diciamo, a non farsi prendere la scia per avere quei 150 metri di vantaggio che lo tutela da eventuali attacchi alla variante. Ecco che intanto 1.6 gli hanno già recuperato qualche cosina. Giagua intanto in terza posizione, poi Giudice, Benedetti e Gioia, come vedete anche dalla grafica. Giagua ha fatto il giro veloce, si è girato 4 decimi più veloce di Malvestiti e di circa 3 decimi più veloce di Segù. E quindi Giagua in grande spolvero, direi, 2.15.1, veramente un tempone, si è avvicinato tanto al duo di testa, direi che adesso è proprio in coda a Segù che sta viaggiando in seconda posizione. Ha fatto un'accelerata in questo intertempo che si è portato veramente a... Intanto vediamo che Gonzales è rientrato in pit lane. Sì, purtroppo o ha danneggiato qualcosa la sospensione, perché l'ha pizzicato proprio con l'anteriore sinistra, la posteriore destra di Segù. Però in effetti non sembrava che fosse infatti, così importante. Dal punto di vista così della carrozzeria, esteticamente non si vede niente di particolare. Forse non riesco a capire, non si riesce a capire. Non possiamo, però Gonzales è di fatto rientrato in peccato, pit lane. Peccato, sì, sta sì. facendo una bella gara. Ecco che Segù ha preso Malvestiti. Ha preso anche bandiera, una warning flag, però arriva in questo momento la segnalazione che... appunto per Segù c'è una bandiera di ammonizione, quindi vuol dire che deve comportarsi bene nel proseguo della gara. Vediamo intanto con adesso l'attacco di Segù che esce dalla scia di Malvestiti e passa, va al comando quando mancano 10 minuti allo scadere del tempo regolamentare. Siamo pronti, Bruno, per dare la linea a Camilla Ronchi che è in pit lane. Gabriele Gonzales, ci spieghi cosa è successo? Abbiamo avuto un contatto in seconda variante, io e Segù. Gli avevo lasciato l'interno per cercare di tenergli all'esterno e non mi ha più lasciato spazio, ci siamo toccati. Bisognerebbe rivederlo, però... Però la macchina adesso è ferma. Sì, la macchina, si vede che ha rotto un braccetto, una sospensione, non avevo più lo sterzo dritto, mi sono dovuto fermare perché era pericoloso andare in giro. Grazie. Grazie Camilla, intanto Malvestiti è andato dritto nella prima variante, ecco, lo vediamo ora... E ha perso tempo, tra l'altro, perché era in testa, in realtà erano vicinissimi, era tornato in testa. Malvestiti adesso, sì. Ora però è terzo, quindi Segù in posizione di leadership con alle sue spalle a questo punto Giagua. Vedete, livrea azzurra e un po' aranciata per la vettura di Giagua con... Malvestiti con la vettura. È attaccato subito da Giudice, si vede che ha perso un po' di tempo e
peccato perché ha fatto quell'errorino lì che gli ha fatto perdere due posizioni e il contatto, che questa fosse la cosa più importante. Sì, infatti adesso vedete numero 41 Malvestiti appunto è in terza piazza, ma deve addirittura difendersi dagli attacchi di Claudio Giudice, il neocampione della Midget Italian Series per quanto riguarda il gruppo A, che è quello che stiamo vedendo. Sta infatti facendo una gara abbastanza di, non dico di conserva perché non è mai così, perché stanno girando su ottimi tempi, anzi vedete che adesso sì. va all'attacco Claudio Giudice, ci prova al terzo posto su Malvestiti, ma al momento ci riproverà la staccata della parabolica, secondo me, perché da qua esce un po' più veloce. Vediamo. Intanto la regia di Mauro Valentinuzzi ci mostra un replay del numero 80 Brioschi che si gira. Quindi va in testa coda, è ripartito però quindi senza problemi, mentre guardate qui davanti la lotta tra Giagua e Segù per la prima posizione sotto la bandiera a scacchi. Vediamo, si va verso il rettilineo d'arrivo con il Giudice ha sorpassato Malvestiti. Quindi è riuscito, adesso sono appaiati, sono vicinissimi l'uno all'altro, sta arrivando anche Benedetti col cofano leggermente danneggiato ma che sembra non dia problemi. Vediamo la prima variante, ora Giudice davanti a Malvestiti e davanti a Benedetti. Che traverso che ha fatto Giudice lì in uscita dalla chicane, ha controllato benissimo la macchina, ottima manovra. Si sta divertendo decisamente molto. Sicuramente. 8 minuti ancora per gustarci le evoluzioni dei protagonisti della Midget Italian Series in diretta dal circuito di Monza. Ah, G-Racing Weekend, guardate intanto il contatto tra Giudice e Malvestiti con il cofano di Giudice di Malvestiti che si è proprio aperto. Vediamo se ci sarà qualche danno per lui, speriamo chiaramente di no. In questo momento però fa sfilare Benedetti, quindi chissà che non ci sia stato effettivamente qualche piccolo danno anche per lui. Guardate, intanto sono vicinissime, però Malvestiti si riprende la posizione, dietro loro c'è Gioia numero 44, è lì in attesa di guadagnare qualche decimo da le traiettorie sporche che stanno facendo sia Malvestiti sia Benedetti per danneggiarsi a vicenda, per coprire la traiettoria, quindi probabilmente sul rettifilo riuscirà a prendere le loro scie. Segù intanto di nuovo davanti, Giagua è di nuovo davanti a Segù, quindi c'è una continua inversione di posizioni e Giudice è lì che arriva anche lui e sta girando più veloce di Segù. Sì, ha girato bene. Segù intanto vuole andare a riprendersi il comando. Erghier porta di nuovo al comando. Ha guadagnato qualche metro che forse gli permette di arrivare un po' più in tranquillità alla staccata. Ma vediamo. Impossibile fare un pronostico, Bruno, perché mi sono sbagliato, come non detto. Qui c'è ancora tempo perché 2 minuti e 13 per ogni giro, ne mancano 6 minuti, quindi dovrebbero esserci ancora 4 giri alla 3 giri penso alla fine della gara. Vediamo quindi adesso Malvestiti che sta guidando il gruppo degli inseguitori a un distacco di 3 secondi e 6 per quanto riguarda invece i tempi su giro. I più veloci sono Segù e Giudice perché sono gli unici ad essere scesi al momento sotto il 2:14. Ecco le inquadrature per Giagua che è davanti. Secondo me Segù si è messo un attimo dietro ad attendere un giro o due per vedere come si comporta Giagua, se riesce a tirarlo un pochettino. Sì, l'ho visto essere. Non coprire troppo le traiettorie, quindi secondo me è in una fase di attesa. Intanto Claudio Giudice si è fatto sotto, li ha presi ormai, sente sicuramente la scia, quindi tra due o tre staccate vedete che sarà anche lì, anche lui della partita.
Sì, bel terzetto, guardate che bel margine di vantaggio hanno su tutti gli altri, circa 3 secondi e 7 per Malvestiti che è quarto, dal Jagua che è al comando, ed è un bel finale rovente anche in questa occasione a scaldare l'atmosfera un po' quasi invernale qui, guardate lì dietro che Gioia ha fatto un'uscita garibaldina. Sì. Comunque non perde eccessivamente tempo ed è in sesta posizione. Giudice all'attacco di Segù, si continua senza esclusione di colpi, si prova ad andare davanti al proprio rivale quando mancano ora 4 minuti e 13 allo scadere del tempo regolamentare, quindi sicuramente ancora 3 giri, quindi non mi sbagliavo perché il tempo finirà non in questo ma nel prossimo giro, quindi poi ce ne sarà ancora un altro, quindi 3 passaggi, mi sembravano tanti prima dirne 4 e invece erano giusti. Vedete adesso l'attacco del Jagua che va a riprendersi la sua posizione di comando. La mantiene, l'aveva coperta bene all'interno e ha visto che prendevano la scia. C'è giudice che vuole dar sfogo al suo attendismo di gara 1 che giustamente si giocava il campionato, quindi adesso si vuole divertire. Vedo che sta puntando Segù ad ogni staccata. Eccoli, vediamo, stanno facendo dei numeri incredibili. Sì, il giudice adesso ha la mente libera perché ha già vinto il titolo, quindi davvero può pensare soltanto a fare una bella gara e godersi la soddisfazione del gradino più alto del podio. Vediamo se riuscirà a portare a termine. È che stanno girando piano i primi tre perché si stanno sporcando le traiettorie, no? E sia Malvestiti sia Beretti che stanno girando in modo attento si sono riuniti al gruppo. Adesso vedrete che ora dalla parabolica sarà un trenino a 5. Vediamo, quindi, sì, perché mancano 3 minuti sì, poco tempo meno. Di arrivare in parabolica e sono tutti e 5 attaccati. Se non succede niente di particolare in questa staccata. Ecco che in questo momento si sono attaccati, Bruno avevi ragione, i primi tre sono stati agguantati da Malvestiti e Benedetti, avevi previsto benissimo, guardate, uno nella scia dell'altro, 5 piloti racchiusi in un secondo e mezzo, grande spettacolo, lì dietro c'è Gioia che invece ha perso leggermente terreno e adesso anche un po' col gioco delle scie, stiamo a guardare quello che potrà succedere, intanto chiude bene la traiettoria Jagua, che si mantiene davanti, poi la seconda posizione per Segù, ma è un lì non riesci a mettere la mano tra un paraurti e l'altro è vero. Sono attaccati l'uno all'altro pochi millesimi, del resto nella gara di oggi pomeriggio insomma di mezzogiorno del gruppo B, quindi non di questo gruppo, Segù ha perso la vittoria per 51 millesimi, credo, quindi pensate, eccolo, giudice che ha fatto una manovra incredibile, ma che adesso ha corso un rischio ed è Segù ad approfittarne. Scusatemi, ma ho avuto un attimo un mancamento. Su Bruno, riprenditi perché c'è il finale adesso, non lasciarmi da sola sul finale che è bellissimo. Allora, qui mi riprendo un attimino, un cordialino. questo minuto e mezzo che ci separa dalla fine. Oh, mamma mia, un minuto, anche questa, guardate. Qua. Sì, guardate giudice, adesso è in fondo. Ha perso purtroppo sui dissapori. Sì. Su quei cordoli lì, chiaramente si perde tempo, quindi era in procinto di portarsi al comando quando purtroppo invece è stato adesso costretto a rimontare dalla sesta posizione. Intanto l'incidente, ci appare sul nostro monitor dei tempi prontamente la comunicazione che il contatto appunto tra giudice e Segù è under investigation e vediamo se ci sarà una sanzione. Mi sembra diciamo un investigation doveroso, ma mi sembra molto incidente, non è neanche un incidente, è un contatto ravvicinato di normale amministrazione, oserei dire, anche perché lì la vedo non abbastanza inevitabile ai commissari, però vedendo come è andata a finire direi di sì.
Attendiamo comunque se ci saranno chiaramente delle decisioni, ve ne renderemo conto. Intanto Segu è davanti con Giagua in seconda posizione, la terza piazza al momento appartiene a Malvestiti. Malvestiti, e Benedetti poi che è stato giudice che è appena sorpassato Benedetti. Benedetti. È scaduto il tempo, quindi quello che sta per iniziare è l'ultimo giro. Ultimo giro, Bruno, della Midget Italian Series edizione 2017 in diretta dal circuito di Monza. Questa è l'ultima scia utile che può fare la differenza. Vediamo, gli altri sono tutti un po' però Giagua è esterno e in staccata, Segu che si appoggia un po' a Giagua e va davanti. Si sostengono a vicenda. Sì. E va, sì, in effetti potrebbe anche essere Giagua che si è appoggiato a Segu. Quindi adesso era davanti Segu. E l'altro è Malvestiti che è anche lui molto vicino perché è uscito un po' meglio di loro. Adesso anche questa sarà un'altra staccata veramente incredibile. Qui davvero è impossibile fare un pronostico, Bruno, qua, perché... no, qua veramente non vorrei trovarmi. Bravissimo giudice, bravissimo, è stata veramente anche Benedetti. Attenzione, ci sono 5 secondi di penalità per Segu, quindi giù dal podio e direi sesto a questo punto facendo i conti. Per il contatto con giudice, questa è la decisione che è stata presa dalla direzione gara per il contatto che abbiamo visto prima. Intanto ultimo giro, sicuramente Segu non lo sa perché è stato comunicato in questo momento e lui era già transitato sul rettilineo. Poi io credo che sul rettilineo sono talmente presi che difficilmente possano vedere, e vediamo anche il contatto qui che ha messo un po' in difficoltà Cantuseno e poi quel replay qui della regia ci mostra Cantuseno è stato tamponato. Siamo all'arrivo, ultimo giro, ultimi metri, ultima curva, ultimo passaggio sul traguardo al momento, edizione 2017 della Midget Italian Series che si conclude con la vittoria in gara di Segu, che però per 5 secondi di penalità e non lo sa ancora, vedete, trionfa Luca Segu. La vittoria andrà a Giagua, non mi sembra che ci siano infatti altre penalità ad altri piloti, quindi Giagua che è secondo in realtà eredita la vittoria, giudice secondo quindi, e poi Malvestiti sul terzo gradino del podio. Questa è la situazione dopo questa gara incandescente che si è conclusa proprio sul filo di lana, perché pensate che i primi tre piloti sono arrivati in due decimi, i primi quattro in un secondo e uno, quindi sì, è veramente un arrivo anche questo, no, non all'altezza della gara precedente, perché prima i primi tre erano in 58 millesimi, però direi molto molto vicini. Bellissima gara, spettacolare anche questa. Grande show effettivamente, grande spettacolo. A questo punto Segu precipita in quinta posizione, ci si aggiorna anche sui nostri monitor la classifica dopo la penalità. C'è da dire che in effetti Segu prima era già stato ammonito con una bandiera per un contatto prima, quindi di solito la direzione gara poi non sanziona alla prima cosa, ma prima da una munizione si aveva già preso un cartellino giallo effettivamente. E quindi poi gli sono stati dati questi 5 secondi. Vediamo che Giagua festeggia a questo punto, non sappiamo se sia già al corrente del fatto di aver vinto. Ci sono contatti radio? Sì, sono in contatto radio, quindi hanno la possibilità di utilizzare la radio. Non so se Giagua ne è provvisto o meno, sono provvisti di radio quasi tutti i team, direi. Potrebbero quindi essere già al corrente della situazione, poi magari ci saranno anche dei piloti che invece preferiscono condurre in silenzio. Esatto, tagliare i ponti con il box. Con tutto il resto del mondo e dedicarsi soltanto alla loro gara. Bene, quindi Bruno, va in archivio la stagione 2017. Il giro più veloce, vediamo a Segu. Sì. Segu, strano. Ha fatto il giro veloce.
Non succede mai, in effetti. Quello chiaramente gli rimane, 2.13 e 262 per Luca Segù, che possiamo dire veramente la scoperta un po' di questo, di questa stagione. Giagua vince davanti a Claudio Giudice, che è il campione. Malvestiti in terza piazza, poi Benedetti, Segù, Gioia, Riva, De Luca, De Ambrogi e Brioschi a chiudere la top ten. Questa è la classifica della quarta gara della Midget Italian Series che stiamo seguendo qui dal circuito di Monza, in quello che è l'ultimo ACI Racing Weekend della stagione, una stagione che ha visto per la prima volta appunto la Midget Italian Series negli ACI Racing Weekend, però è il terzo anno di attività per voi. Si è concluso anche il terzo anno, effettivamente. È già ora di lavorare. Stiamo già lavorando per tantissime novità per l'anno prossimo, per essere più forti e più belli. Ecco, quindi in effetti l'inverno è poi il momento più propizio per andare a creare quelle che saranno poi le realtà della stagione successiva. Intanto vediamo Giagua, il giaguaro, vedete che ha il giaguaro sul suo casco, il pilota che è riuscito a conquistare questa bella vittoria con grande determinazione, in realtà secondo sotto il traguardo. Vedete anche il suo compagno di colori Marcucci, e qui vediamo i festeggiamenti quindi per i protagonisti del podio, le tre vetture che si trovano schierate nel sottopodio: Giagua, Giudice e Malvestiti per le prime tre posizioni. Peccato per Segù, che stava facendo una bella gara. Peccato, e siamo pronti a dare la linea. Camilla Ronchi. Claudio, vincere un campionato all'ultima gara, che sensazione hai provato? È bello. È stata una gara combattuta. Noi abbiamo vinto in realtà la gara prima. Perché infatti prima sei andato un po' più in conserva, qui invece sei divertito di più. Il piedino si era molto irrigidito, quindi abbiamo cercato di portare la macchina a casa. Adesso abbiamo fatto una bella bagarre, forse un po' scorretta a tratti, però insomma l'ultima gara ci sta, che chi non ha vinto voglia rifarsi. Tanto abbiamo vinto noi, quindi importante quello. Un giudizio sul campionato? Campionato molto bello, ci sono ovviamente dei punti magari da rivedere, così soprattutto la gestione della condotta in pista da parte della direzione gara, ogni riferimento persona cosa è casuale. Per il resto la macchina è stupenda, la bagarre appunto si vede anche riguardando le gare da casa, quindi più che ottimo. Grazie Claudio, vai al podio, highlights con Fiammetta alla Guidara. Gara 4 del campionato della Midget Italian Series con dal circuito di Monza, con la griglia di partenza che vede l'inversione delle prime 8 posizioni rispetto all'ordine d'arrivo della precedente gara. C'è Gonzales quindi che parte in pole position, ma ci sono subito molte sorprese. Vediamo che Malvestiti ad andare al comando nelle prime fasi, c'è anche Gonzales che poi purtroppo sarà costretto al ritiro, ed è un confronto serrato. Qui c'è un errore di Benedetti che perde così il comando, e questo invece è il momento in cui Segù va a prendere le redini della gara davanti a Malvestiti, che poi invece chiuderà in terza posizione. Questo è il testa coda di Brioschi, e il confronto che vedete tra Benedetti, qui c'è un bellissimo confronto a 6, e questo invece è il momento in cui Luca Segù entra in contatto con Claudio Giudice, verrà penalizzato di 5 secondi per questo motivo, e quindi anche se conquista la vittoria sotto la bandiera a scacchi viene retrocesso in quinta posizione. Questo è l'abbraccio del Giagua vincitore.